immagino che la mia voce, la mia faccia la possiate ricordare, perché soltanto qualche mese fa eravamo qui come comitato in questo teatro a premiare quelli che erano i giovani che avevano partecipato all'iniziativa che avevamo fatto come comitato Nobio Gas, tanto per fare sintesi. Vi ringrazio della partecipazione, e voi tutti presenti, e in modo particolare, anche se non lo vedo, ma vedo qualche altro consigliere comunale, vedo il presidente del Consiglio del Comune di Forlimpopoli, del Consiglio Comunale, quindi ringrazio, pur non essendo presente, il sindaco a nome di tutta la giunta e del Consiglio Comunale per averci concesso il patrocinio. Patrocinio che non è apparso in quelli che sono i manifesti e i volantini, perché dal momento in cui abbiamo avuto l'ok per il patrocinio e quindi l'utilizzo del teatro in forma gratuita, noi avevamo già dato alle stampe quelli che sono i manifesti e anche i volantini. Per cui me ne scuso, era nostra intenzione dare il giusto spazio, vedo di farlo con questo ringraziamento ufficiale in questo momento. È un ringraziamento, devo farlo anche a quelli che sono i componenti non più del comitato, perché vi spiegherò, e questo è il mio scopo, siamo diventati associazione. E quindi devo ringraziare quelli che sono i componenti dell'associazione per l'impegno che hanno messo anche questa sera nell'organizzare questo evento. Devo ringraziare anche i giornalisti per lo spazio che ci hanno dato, pur avendo dato spazio ad altre iniziative. Quindi volevo poi ringraziare quelli che sono i relatori, a fianco a me Mulas Alfredo, che è vicepresidente dell'associazione per la tutela e la salvaguardia del territorio, e il geologo errante Marco Antonio, che poi entrerà un attimino nel merito di quelle che sono le problematiche che potrebbero scaturire, o che sicuramente scaturiranno da quello che sono le trivellazioni. Ringrazio anche, perché non sarà presente, ma poi avremo modo di farlo magari in qualche altra occasione, chi non è presente fisicamente ma ci ha mandato un video che manderemo poi nella seconda parte della serata. Il programma vorremmo terminare quelli che sono gli interventi per lasciare poi spazio a quelli che sono le vostre domande intorno alle 10, anche perché tirarla molto per le lunghe, poi finiamo con non essere poi seguiti o l'attenzione cara. Concedetemi però, in qualità di presidente prima del vecchio comitato e oggi dell'associazione, di farvi conoscere quelli che sono stati i cambiamenti di questo periodo, che ci sono stati quindi all'interno del comitato, che ricordo essere stato costituito dai cittadini di Forlimpopoli per opporsi anche e non solo alla costruzione del biodigestore di San Pietro ai Prati. Già il fatto di chiamarci comitato evoca e richiama alla mente di molte persone, diciamo così in maniera educata, poco intelligenti, il solito gruppo di individui a cui non va mai bene assolutamente niente. Non è perché diremo no anche alle trivelle che qualcuno potrebbe cambiare idea. Quello che teniamo a sottolineare è che abbiamo sempre avuto un rapporto schietto e sincero, perché spesso e volentieri abbiamo sostituito quelle che sono state le carenze del pubblico o in generale di quelli che avrebbero dovuto informarci. Ci siamo sempre posti in un'ottica costruttiva, e l'esempio proprio in questa sala, noi abbiamo fatto diverse iniziative proprio per informare i cittadini su quelle che sono state le problematiche che potevano saltare fuori dalla loro progetto del biodigestore. Quindi in questo teatro abbiamo organizzato più di un evento con docenti universitari, medici ed esperti per sensibilizzare ed informare i cittadini del grave rischio per l'ambiente e quindi anche per la salute dei residenti che avrebbe comportato la costruzione di questo impianto.
Questa comunque ormai per noi è storia passata ed ora scampato il pericolo, anche grazie alle modifiche da parte del Consiglio Comunale delle norme che regolano la costruzione dei nuovi impianti, il Comitato ha dedicato il suo tempo ad altre iniziative. E vi citavo, eravamo qui nel mese di dicembre e con un'iniziativa per gli studenti della seconda e terza classe delle scuole medie Marinelli, dei lavori che hanno fatto relativamente, dopo aver toccato assieme agli insegnanti tematiche relative all'ambiente, all'inquinamento, acqua, terra e atmosfera, quindi per lavorare e sensibilizzare, creare una sensibilità e un'attenzione da parte dei giovani. Per noi del comitato prima e dell'associazione ha poca importanza chiamarci comitato o associazione, ma come dicevo, per molti, soprattutto per molta gente, quello che ho definito poco intelligenti, il fatto di chiamarci comitato evoca subito l'idea di quelle che non va mai bene assolutamente niente. Quindi ripeto che vorremmo essere giudicati per quello che facciamo e per quello che abbiamo fatto e non tanto per il nome che ci siamo dati o che avevamo. Entro nello specifico. In data 4 maggio, quindi pochissimi giorni fa, l'Assemblea straordinaria appositamente convocata approvava le modifiche dello statuto, sanciva la fine del comitato e la nascita dell'associazione per la tutela e la salvaguardia del territorio. L'articolo 2 che definisce i compiti dell'associazione non è cambiato perché l'associazione è apartitica, confessionale, senza scopo di lucro, ma sono aumentati scopi e finalità sociali che vado ad elencarvi in sintesi, sono diversi punti con tantissime cose che può fare l'associazione. Mi permetto di fare un'estrema sintesi. Promozione di attività finalizzate alla sensibilizzazione soprattutto dei giovani sulle tematiche connesse a preservare il territorio. Ideazione ed organizzazione di progetti informativi in favore di tutta la collettività, promozione di iniziative di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle problematiche legate all'ambiente attraverso organizzazione di incontri, questo ne è un esempio, dibattiti, seminari, convegni, conferenze, riunioni informative, manifestazioni, laboratori, corsi e stage, mostre, eccetera, collaborazione e partenariato con enti pubblici e associazioni, sostegno ed implementazione di attività nel campo della tutela e valorizzazione della natura, del paesaggio e del patrimonio storico, organizzazione di giornate ecologiche, tutela della salute in ogni sua forma come diritto fondamentale e imprescindibile dell'individuo. Questa brevemente è la storia del Comitato nato nel novembre 2014. Consapevole che il futuro dobbiamo scriverlo assieme a voi, cittadini e ai giovani, come avevo già in parte sottolineato. Abbiamo investito sui giovani affinché ci sia una maggiore attenzione alla tutela dell'ambiente che ci circonda, che diventa tutela della salute per le persone nel rispetto di un diritto fondamentale che più volte qui ho citato, sancito dall'articolo 32 della Costituzione, tutela della salute. Il binomio ambiente e salute è indivisibile, non può esserci l'uno senza l'altro e noi in Romagna siamo tra le 5 aree più inquinate al mondo e quindi con tanti, diciamo così, problemi di salute. Fatemi quindi introdurre il tema di questa sera relativo all'autorizzazione concessa all'australiana Po Valley per la ricerca di idrocarburi nel territorio, dopo la convocazione di 2 conferenze di servizi effettuate a Bologna nei primi mesi del 2013. Nel dettaglio poi entreranno i relatori, ma consentitemi un paragone per cercare di essere chiaro e recuperare tempo per dare anche spazio ai vostri interventi. Purtroppo vi sarà capitato di assumere delle medicine. Avete certamente letto il foglietto illustrativo dove sono spiegate le malattie che cura, le dosi e anche le controindicazioni. Ritengo che queste medicine vi siano state prescritte da persona competente, un medico. Nel nostro caso la vecchia giunta comunale, con l'allora sindaco Paolo Zoffoli, inviava a queste conferenze un tecnico che abitualmente svolge altre mansioni,
e quindi devo pensare che la sua preparazione non sia in linea con il ruolo che aveva in quella importante conferenza dei servizi, che attraverso, che è altrettanto dicasi per gli altri comuni. Il territorio interessato interessa 5 comuni, come dicevo Forlimpopoli, poi qualcuno vi darà ulteriori informazioni, Cesena, Bertinoro, Forlì e Meldola, Meldola per un territorio limitatissimo di un solo chilometro quadrato. Non era forse meglio, in mancanza di una preparazione specifica, chiedere la collaborazione di qualche consulente esterno? Facendo quello che fa un medico di famiglia, ti manda a fare le analisi o ad uno specialista. Non è nostra intenzione fare dell'allarmismo, ma non vogliamo neanche essere presi in giro da questa classe politica che prima dice sì, poi ritratta o almeno cerca o tende a minimizzare il problema. Questa sera vogliamo spiegarvi le controindicazioni. Tocca purtroppo ancora noi, e lo ripeto, tocca purtroppo ancora noi sostituirci al ruolo che avrebbe dovuto avere la vecchia giunta comunale, ma anche l'opposizione, perché i cittadini venissero informati. Ci risiamo ancora una volta. Come per il progetto del biogas presentato a marzo, i cittadini lo imparano a novembre, dopo le elezioni, guarda caso. Qui è peggio, perché i progetti risalgono all'anno 2013, noi impariamo le cose nel 2017. Vi devo chiedere 2 cose prima di poi lasciare la parola ai relatori. Quanti di voi, e vi chiedo di alzare la mano, sapevano che nel territorio forlimpopolese ci sarebbero state queste trivellazioni? Vi chiedo per cortesia di alzare la mano, perché non vorrei essere io l'unico che non sapeva assolutamente niente. Ma da quello che abbiamo chiesto in giro non sono sicuramente l'unico e l'ultimo. Vi chiedo per cortesia, quanti di voi sapevano, alzate la mano, quanti di voi sapevano di queste trivellazioni nel territorio di Forlimpopoli? Non abbiate paura assolutamente, non è che vi schediamo. Forza, un po' di coraggio, che voglio vedere, voglio capire se è un falso problema quello che noi ci stiamo ponendo, oppure in effetti le comunicazioni per arrivare ad informare la gente non ci sono state. Non abbiate paura, non vi conto. Allora facciamo il contrario, tutti la mano giù, chi sapeva qualcosa la alzi. O avete paura del sottoscritto? Chi sapeva qualcosa? L'unico? Vi devo poi chiedere un'altra cosa, in qualità di presidente dell'associazione. Visto che abbiamo riaperto di fatto le iscrizioni all'associazione, la quota sociale per il 2017 è una quota di 10 euro. Al termine della riunione c'è qualche collega, Orlando, e qualche altra persona che fa parte dell'associazione. Potete, se lo ritenete opportuno, dare il vostro contributo. Perché questa sera abbiamo imboccato una strada. E di fatto non è che chiudiamo la serata, perché la strada che vogliamo percorrere per opporci a quelle che possono essere le problematiche, i rischi che ci portiamo a casa, nelle nostre case, nel nostro territorio, con queste trivellazioni, mi fanno dire che questa è l'inizio della strada che mi auguro per l'ennesima volta dovremo andare a percorrere assieme ai cittadini di Forlimpopoli. Grazie per l'attenzione, lascio e cedo la parola ad Alfredo Mulas.